Nome: Lucia. Roberto. Cognome: Pizzo. Gabbatore. Età: 46. 51. Cosa ti piace degli scout? La vita essenziale all'aria aperta. Tutto. Ti piace indossare l'uniforme? Mi piaceva, adesso mi è cresciuta un po' la pancetta, dovrei cambiare i pantaloncini corti. Sì. Quando vedi uno scout, cosa pensi? Che è mio fratello. È mio fratello. Se a Sant'Anna non ci fossero gli scout, cambierebbe qualcosa? Se sì, tutto, cosa? Tutto cambierebbe, perché hanno permeato la vita di questa comunità da 25 anni. Impossibile che non ci sia gli scout a Sant'Anna. Meglio scout o ACR? Beh, io ero della ACR prima di diventare scout. Scout. Per te lo scoutismo è solo un passatempo o qualcosa di più? È una grande attività formativa. Una ragione di vita. Se la tua settimana fosse completamente libera, quanto tempo dedicheresti agli scout? Parecchio, perché sennò potrei essere vittima di qualche malattia che si ha verso la fine dell'età, diciamo, della vita. Ne dedico già molto. Che differenza c'è tra uno scout e una persona normale? In teoria dovrebbe essere più aperto alla generosità, al servizio, più disinteressato. Purtroppo ogni tanto anche negli scout ci sono stati dei personaggi che non si sono comportati bene. La capacità che hanno gli scout di sapersi arrangiare in qualsiasi situazione. Dammi 3 aggettivi per definire uno scout. Leale, generoso e onesto. Avventuroso, gioioso e pronto a servizio. Quale punto della legge ti raffigura di più? Penso gli scout sono laboriosi ed economi. Lo scout sorride e canta anche nelle difficoltà. Quale pensi sia il più importante? Che senso? Lo scout sorride e canta anche nelle difficoltà. La guida e lo scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Per te è vero? È molto difficile, sarebbe bellissimo praticarlo. Eh beh. 25 anni di scout a Sant'Anna, cosa significa per te? Significa essere felice di aver contribuito alla nascita di questo gruppo. La mia vita l'ho passata quasi tutta qui a Sant'Anna come scout. Ti ricordi la promessa? Se sì, recitala. Con l'aiuto di Dio prometto di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per osservare la legge scout e potrei dire delle altre stupidaggini, mi fermo qui. Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout. È meglio dormire in tenda o a letto? In tenda. A letto. Miglior ricordo scout? E l'ultimo campo che ho fatto, il campo mobile in Val Codera, dove gli scout durante il fascismo vivevano in clandestinità. I campi mobili in genere, sicuramente quello che ho fatto in Val Montanaia mi è piaciuto. Meglio animato o animatore? Ma io preferisco che ci sia una comunità, mi piace questo aspetto di soggezione. Animatore. Notte in tenda è sinonimo di? Pace, stelle, contatto con la natura. Libertà. Scout e amore vanno d'accordo? Io e mio marito ci siamo conosciuti e sposati agli scout. Mamma mia. La marachella più grande è fatta agli scout? Fatta agli scout, beh, all'inizio quando eravamo qui ai primi tempi la CR ci faceva qualche dispettino. Ho in mente un'uscita con... Se non avessi mai fatto gli scout, che persona saresti? Molto diversa. Impossibile. Qual è la cosa non essenziale che metti sempre nello zaino? Non essenziale, penso al profumo. Una bottiglia di vino. Hai mai russato in tenda? Penso che russerei adesso. Sì! Meglio uno scout oggi o una gallina domani?
Uno scout oggi che fornirà molte galline domani a molte altre persone. Uno scout oggi. Meglio Jesse o CNJ? Gli scout sono tutti fratelli, non c'entra il tipo di religione o di appartenenza. A Jesse per sempre. Gli scout sono un'agenzia matrimoniale? Beh, possono esserlo ed è bello che lo siano. Per me sì. Quali sono i tre argomenti principali trattati in tenda? Se piove, la paura che la pioggia duri troppo. Se è un campo mobile, la paura di restare con la fame e il momento migliore per raccontarsi i segreti personali. Quando arrivo in tenda sono tanto stanco che penso soprattutto a lui. È vero che gli scout puzzano? Qualche volta, ma quando puzzano è onorevole. Sì, dopo un'uscita, dopo un campo, insomma, non è proprio profumo di rose. Inventa un urlo di squadriglia per salutarci. Un urlo di squadriglia? Mamma mia. Sempre presenti a Sant'Anna. Bisonti, onti, onti, onti. Nome? Giovanni. E Giorgio. Cognome? Milani. De Checchi. Età? 56. 50 tra poco. Cosa ti piace degli scout? L'autosufficienza. Degli scout mi piace. Mi piace che. Generalmente si diverte. Generalmente si diverte. Mi piace perché è un pezzo di storia della mia vita. Mi piace perché si incontra generalmente gente simpatica, interessante. Ti piace indossare l'uniforme? Se necessario. Non sempre. Quando vedi uno scout, cosa pensi? Beato lui. Oh, che bello, è interessante. E soprattutto mi piace l'idea che lo scoutismo sia così diffuso. Mi piace proprio. Se a Sant'Anna non ci fossero gli scout, cambierebbe qualcosa? Sì. A Sant'Anna sì, cambierebbe, sarebbe un po' più ordinata. Ordinato il patronato, ma sicuramente sarebbe molto molto più triste tutta quanta l'animazione del sabato, della domenica. Cambierebbe qualcosa se non ci fosse gli scout? Sarebbe più povera la situazione e la parrocchia sicuramente. Meglio scout o ACR? Domanda a senso unico. Ma che domande, cosa fa ACR, scout? Così adesso dico con molta libertà, viva gli scout. Per te lo scoutismo è solo un passatempo o qualcosa di più? Qualcosa di molto di più. Questa domanda qua da 50 anni e i 40 da scout, quindi no, non è un passatempo, non può essere un passatempo. Se la tua settimana fosse completamente libera, quanto tempo dedicheresti agli scout? Esattamente quello che lei fa adesso. Se fosse completamente libera ci dedicherei un sacco di tempo. Che differenza c'è tra uno scout e una persona normale? Che lo scout teoricamente ha degli obiettivi da raggiungere, la persona normale potrebbe anche essere di normale. Lo scout non è una persona normale. Dammi tre aggettivi per definire uno scout. Leale, onesto, fiducioso. Ma è sempre difficile parlare così in generale. Uno scout è allegro, uno scout sa cavarsela sempre e soprattutto ha dei valori inossidabili. Quale punto della legge ti raffigura di più? Lo scout è laborioso e Laborioso ed economico. Quale pensi sia il più importante? Lo scout è laborioso e economico. Tra laborioso e economico? No. La guida e lo scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Per te è vero? Dovrebbe essere vero, ma sempre vero. Non è lo stile di tutti, però insomma è sostanzialmente vero. 25 anni di scout a Sant'Anna, cosa significa per te? Io sono stato l'ispiratore dello scoutismo a Sant'Anna, quindi per me è un successo. Dopo che c'erano stati Roberto, Lucia, Fiorenza e altre persone, io ero capogruppo quando ho preso questa decisione. Per me significa una tappa importante e significa
il fatto che bisogna prendersi sul serio non solamente nell'educazione, nella dimensione educativa, o meglio, guardare la dimensione educativa a 360 gradi, attenti alla dimensione della comunità parrocchiale ma anche del territorio. Ti ricordi la promessa? Se sì, recitala. Con l'aiuto e l'esempio di Gesù prometto sul mio nome di fare il mio meglio per salvare la legge scapa e fare la prossima ogni circostanza e compiere il mio dovere a salvare la nazione. È la promessa antica che si recitava una volta nell'ascita, quando la feci io. No, non me la ricordo, e anche perché sono emozionato, anche se non sembra, e farei una figura del pifero. È meglio dormire in tenda o a letto? Dipende, se sei in uscita chiaramente in tenda, se sei a casa a letto. A letto. Miglior ricordo scout? Ne ho tanti, non saprei scegliere. La prima volta che ho fatto il cuoco nella mia squadriglia, è stato un disastro. Però ho imparato a fare la pasta asciutta, la carbonara, molto bene. Meglio animato o animatore? Beh, alla mia età animatore, chiaramente. Farei di volentieri ancora lo scout, i campi scout da animato. Notte in tenda è sinonimo di? Dormire. Di male alle ginocchia, di scomodità negli ossi adesso, però è stata l'occasione di un gran divertimento quando ero un po' più giovane. Scout e amore vanno d'accordo? Teoricamente sì. Scout è amore, amore al prossimo, amore alla natura, in dubbio. La marachella più grande fatta agli scout? Non so se ne ho mai fatta. Non posso dirla, quella più grande, quella un po' meno grande è stata quella di alzarci. Eravamo di notte, praticamente abbiamo, posso dire, divorato le cose che c'erano in cambusa e poi c'è stata una cosa un po' difficoltosa. Però abbiamo mangiato un sacco, ma ci tenevano troppo sotto cinghia, quindi in fondo è stato anche un riprenderci quello che si erano tolto prima. Se non avessi mai fatto gli scout, che persona saresti? Non so, è difficile avere la propria prova. Ho fatto un sacco di anni di scout, non so che persona sarei. Qual è la cosa non essenziale che metti sempre nello zaino? La borraccia di vino. Non mi viene, però forse qualche maglietta in più. Hai mai russato in tenda? Se russo dormo, se dormo non so cosa faccio. Sì, tante volte. Meglio uno scout oggi o una gallina domani? Meglio uno scout oggi. Che domande, uno scout oggi. Meglio Jesse o C&J? Non conosco bene il C&J, conosco la Jesse e mi pare che non so andare bene. A Jesse, do anche un prete. Gli scout sono un'agenzia matrimoniale? Spero di no. Se guardo mia famiglia, sì, in linea di massima potrebbe anche non essere, però mia sorella ha sposato uno scout, mia sorella ha conosciuto il suo futuro marito di scout. Quali sono i tre argomenti principali trattati in tenda? Le avventure della giornata, le avventure del giorno dopo e poi pensi a dormire. Non li so quali sono, so quello che trattavamo noi, che erano ragazze, sport, cioè calcio e sciocchezze. È vero che gli scout puzzano? Se non si lavano, come tutti. Durante i campi, molto. Fuori dai campi, dipende dalla igiene personale ciascuno. Inventa un urlo di squadriglia per salutarci. Per aspera basta. Inventarlo così è il primo il mio di cui sono innamorato. Aquile, sempre più in alto! Nome? Carmela. Massimo. Cognome? Zanetti. Travalese. Età? 42. 46. Cosa ti piace degli scout? La creatività. L'idea di base. Ti piace indossare l'uniforme? Sì. No. Quando vedi uno scout, cosa pensi?
Cosa penso? Difficile dirlo in due parole. Vedo un pezzo della mia vita che è stata. Se a Sant'Anna non ci fossero gli scout, cambierebbe qualcosa? No, per me. Sì. Meglio scout o ACR? Sono due metodi diversi, ma meglio gli scout. Non lo so. No, ci sono dei delle cose buone sia negli scout che negli ACR. Per te lo scoutismo è solo un passatempo o qualcosa di più? Qualcosa di più. Dovrebbe essere qualcosa di più. Se la tua settimana fosse completamente libera, quanto tempo dedicheresti agli scout? Completamente libera, difficile pensarla completamente libera, dedicherei più di quello che posso dedicare adesso. Quando ero scout dedicavo tutto il tempo che avevo disponibile. Adesso non ho una settimana libera, quindi non mi pongo problemi. Che differenza c'è tra uno scout e una persona normale? Lo scout non è anormale, quindi la domanda è impropria. Uno scout dovrebbe essere una persona normale migliore. Dammi tre aggettivi per definire uno scout. Capace, creativo e spensierato. Leale, onesto, servizievole verso il prossimo. Quale punto della legge ti raffigura di più? Sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Diciamo che lo scout è leale. Quale pensi sia il più importante? Pongono loro l'onore, l'umiltà e la fiducia. Non mi ricordo tutta la legge. La guida e lo scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Per te è vero? Sì. No, non più. 25 anni di scout a Sant'Anna, cosa significa per te? È una tappa del mio percorso scout. Io non sono più scout da ormai 12 anni. È un tempo che è stato, un periodo in cui mi sono divertito, in cui non so, forse ho lasciato anche il segno per qualche aspetto. Ti ricordi la promessa? Se sì, recitala. Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout. No, non la ricordo. Non te la reciterei completamente. È meglio dormire in tenda o a letto? A letto. Beh, è sicuramente meglio dormire in tenda, anche se è divertente. Scusami, dormire a letto, anche se è divertente dormire in tenda. Miglior ricordo scout? Vacanze di branco con la Federica, vestita da principessa. E ti direi un campo estivo che ho fatto quando ero noviziato. Meglio animato o animatore? Animatore. Sono due cose diverse che fai con una consapevolezza diversa, per cui è più divertente fare l'animatore se gli animati sono partecipi. Notte in tenda è sinonimo di? Scomodità. Ragni. Avventura. Scout e amore vanno d'accordo? Sì. Quasi no. Anche se io ho trovato l'amore agli scout. La marachella più grande fatta agli scout? Nascondere qualche ciuccetto. Siamo sempre stati dei bravi scout. Se non avessi mai fatto gli scout, che persona saresti? Sicuramente diversa, perché avrei fatto altre esperienze, non lo so. Tante cose che ho fatto agli scout probabilmente le avrei fatte anche se non fossi stato scout. Comunque sarei stato inserito in un'altra associazione. Qual è la cosa non essenziale che metti sempre nello zaino? Metto sempre cose essenziali io nello zaino, però ho sempre un gomitolo di lana che potrebbe sempre servire. Un asciugamano. Hai mai russato in tenda? Probabilmente sì. Sì, probabilmente sì. Meglio uno scout oggi o una gallina domani? Uno scout oggi. Forse è meglio una gallina domani.
Meglio Ajeshi o Chenjai? Ajeshi. Non lo so, non ho mai fatto esperienze oltre alla Ajeshi. Gli scout sono un'agenzia matrimoniale? No. No. Quali sono i tre argomenti principali trattati in tenda? A che età? Allora, da capo sono sicuramente l'attività del giorno, i ragazzi che non capiscono niente e cosa facciamo domani. Mi fanno dei gesti dalla regia, ma in tenda di solito, almeno parlo delle mie esperienze di tenda degli ultimi anni, sono quelle di parlare della giornata fatta, quindi delle esperienze vissute, dopo dei bei tempi di una volta, di quando facevamo qualcosa, non lo so, non mi viene in mente niente. È vero che gli scout puzzano? Dopo il campus? Sì. Inventa un urlo di squadriglia per salutarci. Sant'Anna, altri 25. Goofy, sempre stufi.